Bentornati tutti quanti sul canale Sackface, io sono sempre Sergio. E mentre parlo, volevo portare, mentre prima di fare la recensione di oggi, voglio dirvi due cosine. Allora, punto 1, seguitemi su Instagram, seguitemi su Telegram, seguitemi su Facebook, seguitemi su Twitter, su tutti i social, sono dappertutto. Seguitemi e mi raccomando, fate follower, seguitemi, iscrivetevi anche al canale, bla bla bla, cioè, solite cose. Poi, volevo ricordarvi che domenica 20, se tutto va bene, salvo imprevisti, alle 16.30 fino alle 17 sarà la prima live speciale dal vivo con il mio ospite. Quindi parleremo di vari argomenti con il mio ospite, potete fare qualsiasi domanda che volete, comunque la prima live speciale. Poi, venerdì sera alle 22, live con Jason, sempre dalle 22 fino alle 23. Per un'ora parleremo di serie TV. Detto questo, io parto con la recensione di oggi. La recensione di oggi è parlare di un film che prende spunto da una grande saga che io ho amato e che me l'hanno fatto floppare. Si chiama Tremors. Il nome inglese non me lo ricordo mai, quindi dirò Tremors 6 perché questo è il sesto capitolo della saga. Tremors 6, che veramente a me mi ha fatto di poco schifo. Ora, ci saranno degli spoiler, quindi per chi non l'avesse visto, il mio voto per Tremors è 5, per questo Tremors è 5. Quindi può saltare completamente il video e commentate cosa ne pensate, se l'avete visto o meno. Adesso inizia un po' la parte spoiler, perché non posso uscire sto film senza fare spoiler da quanto cazzo mi ha fatto incassare. Allora, vediamo prima di tutto un Neil Gaiman molto traumatizzato, molto andato nel senso della parola. Lavora in questo locale, che dovrebbe essere la sua vecchia casa, e in più viene prelevato dalle tasse dell'America. Quindi viene chiamato nel Nevada perché c'è stato un graboid che è uscito dal chiasso e ha mangiato tutti. Ora, la cosa che mi fa incassare prima di tutto è questa. Puoi fare in modo di mettermi una scena così stupida? Ci sono gli scienziati che trappano il ghiasso per sminare i vari livelli del ghiacciaio. È un liquido arancione. Cioè, ma ti fai due domande? Quello che cos'è? Ma da dove arriva quel liquido? Fatti due cazzo di domande. No, loro, che cos'è? E continuano a trapanare. Testa di cazzo di che morire male. Infatti hanno trapanato, arriva il garboide che sta dal ghiacciaio e si impappa. Tra l'altro, ora mi dovete spiegare, nel film lo spiegano in maniera un po' così. Come cazzo è possibile che il garboide adesso arriva addirittura sotto il ghiacciaio? Cioè, il garboide è una creatura del deserto, fino adesso l'abbiamo sempre vista. Pure in Africa c'è il cazzo di terreno, il terrizio, c'è. Quindi qua mi spiegate come cazzo possiede che il garboide... Dopo viene proprio quella stronzata, sono i garboidi più antichi, quindi possono sopravvivere a temperature estreme. E no, grazie al cazzo, mi dai una spiegazione più plausibile però. Cos'è, la loro pelle è talmente forte che riescono a sopravvivere alle temperature basse? Dammi una spiegazione, ma si vuole tanto? Poi... Il figlio di Alcamer è un povero cretino, un deficiente. Fa di tutto per salvare il paperino che viene infettato dal sangue del graboid. Fa sentire strane cose per la testa. Tra l'altro qui Alcamer proprio non serve una massa. Fa il fico col fucile e poi vedi che è sempre impaurito, che trema. Il protagonista dei Predator... Il protagonista dei Tremors che fa questo. Veramente? Poi non parliamo della scienziata, del capo della scienziata, dei scienziati lì del ghiacciaio, che è proprio una cretina colossale. Se la scena è qui, c'è il garboide che la insegue e se via il gamer che gli dice: ehi, c'è il garboide dietro di te, devi levarti i pantaloni, perché non ha una delle lingue del garboide l'ha afferrata per la gamba. Levati i pantaloni. E lei risponde: non posso, porto le mutandine. Brutta troia schifosa, devi proprio morire male. Porca puttana. C'è un garboide che ti sta afferrando. Che cazzo me l'hai fatto che non porti le mutandine? Levati i pantaloni, cazzo. Ma poi mettermi una battuta così stupida in quel contesto. Sei un mostro per saper mangiarti e questa dice non porto le mutandine. Ma che cos'è sto film? Non è Tremors, è Tremors in versione comica, cazzo. È una parodia del film di Tremors, cavolo. Poi non parliamo della stronzata più colossale, che c'è l'aereo col ganso verso la fine, traino il gargoyle, questo sganza, alla fine la gabbia viene punteriato da... E poi ci sono loro che combattono in mischia contro le lingue del gargoyle, se la fanno pure colpine una. Il figlio appunto...
Oh, mamma mia, scusa, mi sono dimenticato il nome. Il figlio di Gammer entra nella pancia del gargoyle per prendere la tossina per creare l'antidoto per guarirlo. Quella scena è proprio stupida, perché nel senso, cioè, cosa cazzo si vuole che un gargoyle si sveglia e ti mangia se ti inghiotte? Come cazzo è possibile che tu entri in gola del gargoyle e questo l'antidoto ti inghiotte? Oh. Poi sono questi agenti segreti che sono veramente del test di cazzo, meno male vengono mangiati tutti. E poi cos'altro è che non mi è piaciuto? Sì, la ragazzina di turno, la testa di cazzo che sa tutto e poi si crede figa perché è in grado di abbassare un fucile e sparare come un secchino come se fosse diventata una cassa di militare. Oh, il paparino mi ha portato a cassa di servi. Allora gli so sparare a tutto, anche a un gargoyle gigante che c'era sottoterra. Evidentemente questo è il contesto più grande. Veramente, questo film è la bruttezza della saga di Tremors, me l'hanno sputtanato. I primi Tremors erano belli, l'1, 2, il 3 mi era piaciuto abbastanza che se aveva i suoi difetti, e il quarto che poi era un prequel che non era male l'idea. Dal quinto in questo hanno fatto solo puttanate, quindi. Adesso volete spiegarmi una cosa, perché continuo a prolungare questa saga? Tremors ha già letto tutto, e per tutta le casse di saga loro devono. Blum! Stessa cosa, l'Hellblaster che vola. Tra l'altro qua non capisco perché. Non per il fatto che vola, perché quello si sa già dal 3, ma per il fatto di un'altra cosa, che qui i Gargoyle, scusate, sono stupidi, stupidi. Perché se quello che insegue i rumori, se. Beh, questa cosa se la serve, però qua in maniera veramente stupida. Lo culo volante, che lo chiamo io, l'Hellblaster, che sarebbe il Graboid che vola. Che attacca a caso le gabbie e poi se un dottore non riesce neanche a entrare nella gabbia, se. Boh. Le hanno un po' ridicolizzate anche le creature qui in questo film. Sempre fatte bene comunque. Sempre una buona effettistica di base. E forse la CGI per i tentacoli, mi sembra che ci fosse la CGI per i tentacoli, però a parte quello erano fatti bene le creature. Quello è l'unica cosa che forse salva del film. Però per il resto veramente non ci siamo. Per me Tremors è un. Questo Tremors 6, il voto è 5. Fatemi sapere in commento cosa ne pensate qui sotto, lasciatemi un bel like e commentate. Iscrivetevi al canale e soprattutto se siete tutti i social che vi ho detto prima, Instagram, Telegram, Twitter e Facebook. Qui è tutto da Zezio Suckface e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un bacio al mio pubblico.